Una Bierstube in perfetto stile bavarese nel cuore di Milano. Lovengrube, società fondata nel 2005 da un'iniziativa imprenditoriale al 100% italiana, scommette infatti su un quartiere sofisticato e trendy come quello di Porta Romana per aprire il suo 31esimo locale sul territorio italiano, il 7° a conduzione diretta, e approdare così su una piazza strategica come quella milanese. Noi siamo in 12 regioni italiane, ma quando dicevamo che non c'eravamo a Milano, tutti ci dicevano Milano, diciamo, è la capitale, un po' per darti un taglio anche internazionale, quindi Milano per noi è fondamentale, tra l'altro è il primo locale urbano che facciamo, perché tendenzialmente abbiamo locali sempre di periferia con ampio beer garden. Una scelta tutt'altro che casuale. Il nuovo locale Lovengrube è infatti il frutto dell'acquisizione e della successiva ristrutturazione degli spazi che per un ventennio hanno ospitato il Kapuziner Platz, storico punto di riferimento per i milanesi appassionati di birra e piatti tipici bavaresi. Qui abbiamo scelto questo locale perché ha una storicità di 20 anni che tutti i milanesi conoscevano e quindi Lovengrube, diciamo, dà un continuo a quello che è la scia del Kapuziner che tutti conoscevano. La sfida è replicare in Italia il modello dell'Oktoberfest di Monaco, rendendolo però permanente. Gli italiani sono i più frequentatori dell'Oktoberfest a Monaco, quindi noi portiamo una piccola esperienza dell'Oktoberfest nelle città italiane. E quindi per far rivivere e continuare l'esperienza che gli italiani vanno a cercare durante l'Oktoberfest. Abbiamo lo stesso menù e la stessa birra che importiamo, che viene prodotta a Luglia, la birra dell'Oktoberfest. L'idea è un ristorante dove comunque facciamo vivere un'esperienza autentica. Inoltre abbiamo anche un'area Kinder Montessori, siamo tra i pochi format ad avere un'area giochi educativa, pedagogica, perché è un family restaurant. Il nostro scontrino medio è 17-18 euro e quindi tendenzialmente è aperto e abbordabile a tutti. Un format di successo che dal 2014 è diventato replicabile, aprendosi al mondo del franchising. Non a caso, dei 31 punti vendita Lovengrube oggi presenti in Italia, sono ben 24 quelli gestiti in franchising. Lovengrube si sta distinguendo sul mercato per la tecnologia che sta utilizzando, per l'attenzione al personale che sta loro dedicando, e in questo modo credo che i risultati siano sotto gli occhi di tutti, quindi sono bravi e nel franchising ci sono ancora ampi spazi di miglioramento. Ecco dunque che Milano diventa il trampolino di lancio verso i mercati internazionali per la rete dei locali che nel 2022 ha fatto registrare oltre 17 milioni di euro di ricavi e che punta a crescere ancora. Nel 2023 superiamo i 22 milioni, l'obiettivo nei prossimi 5 anni è arrivare a 90 punti vendita in Italia e poi cominciare a guardare anche il mercato estero, c'è un forte interesse anche per l'estero. Milano è la vetrina per poi andare anche all'estero.